condiviso al Senato quelli di Gasparri e Ronzulli, alla Camera ieri noi abbiamo avuto Bergamini e Rossello che hanno fatto dei bellissimi interventi tratteggiando il nostro europeismo, la nostra fedeltà ai valori dell'atlantismo e anche però l'urgenza di un'iniziativa diplomatica. Vedere la Cina che si pone da interlocutore può da un lato apparentemente essere una buona notizia perché si apre un varco verso la pace, ma vuol dire che c'è un'influenza geopolitica della Cina sulla Russia che, guardando le sfide del prossimo secolo, certo pone tanti interrogativi e noi siamo molto prudenti. Posso non ha colpe sugli interventi degli alleati, però gli alleati si ascoltano, no? Siete una coalizione unita, le chiedo qual è la sua opinione sulle parole forti che ha detto Romeo, insomma. Non è uno qualche... No, ma ripeto, la sua opinione. Forti, ma rispetto assolutamente. Come dire, commentare un alleato non mi ci trovo, diciamo, nella circostanza, però noi siamo tre partiti diversi che compongono una coalizione unica, è una coalizione che si misura in base a in quanto tempo prende decisioni e con quale livello di compattezza quando si vota, e su questi due aspetti marciamo assolutamente compatti e decisi, non perdiamo un solo minuto e non è mai mancato un voto.